croce al quadrato, penso che l'abbia inventato Enzo, è vero? L'ho detto io, nasce dal fatto che quando Enzo mi ha invitato, come ormai facciamo, gli ho detto di fare alcune lettere, io ho pensato, stavolta però vado con qualcuno che mi interessa anche come argomento scorrato, cioè Ivana, che è una mia cara amica, ma non parente, casualmente si chiama, credo sì, abbiamo fatto una specie di accoppiati, io sono Rossi Poesia e lei Rossi Prosa, i primi due abbiamo sempre questo scambio. Sì, veramente l'idea iniziale è stata un po' diversa da una lettura fatta molto bene da Rita, che comunque è un'amica comune, per cui mi fa piacere moltissimo, però dovrebbe essere più un gioco, che naturalmente in questo momento manca. Allora, ho pensato che, dato che Ivan ha fatto questo testo sulle amicizie di Corrado, cioè la sua vita, come si svolgeva e come era importante per lui, mi riallaccio a questo perché io ho avuto la stessa esperienza anche se in un altro modo. Cioè, quando ho conosciuto Corrado, lui che era un grande seduttore e trascinatore in realtà, perché voleva sempre convincere gli altri, no, a fare le cose che voleva lui, in realtà in quel momento, erano gli anni 80, no? E io avevo un circolo a Parma, un circolo a Roma, dove si facevano poesie, si vedeva, e Corrado subito partecipò alle prime perché c'era questo gruppo di amici con cui avevamo una casa editrice, Beppe Sebaste, Giorgio Messori, Carlo Bordini, facevamo libri, appunto. Per cui tutti i poeti venivano e voi sapete, sia Rita che John Gian sono venuti a leggere, perché ancora il video, negli anni 80 che leggete a Palomo per conoscere lui, un po' buio comunque, almeno si sentiva. E Corrado subito mi trascinò. Io mi accontentavo allora di fare questi reading che comunque sembrava un paese in America, non in Italia, visto che non accadevano spesso, di fare un festival. E così cominciò, perché è stato lui a dirmi, ma sì, e io siccome ero una che si lasciava trascinare, anzi, più le cose erano dure e difficili, più mi sentivo di fare queste imprese, creai questo festival a Parma, diversi universi, ed era l'82, cioè, secoli fa, aveva ragione Campi quando diceva che infatti si faccia i conti e così. E si creava questo gruppo, diciamo, di tendenza, di cui faceva parte appunto anche l'Italia degli Esposti e Gian Gian, e anche naturalmente le mie amiche carissime, Patrizia Vicinelli, poi Spatola, poi Vetronetti, poi adesso tutti me le ricordo perché poi nel frattempo è tutto cambiato, americani, inglesi, Tom Leyland, Teresa McCartney, amici di Rita e Gian Antonio, poi vabbè, Rosselli, poi Gregorio Cosa, passarono tantissime, in quegli anni, Corrado, se torniamo a lui, era praticamente all'inizio era l'anno, no? Era lui che voleva far incontrare i poeti fra loro. Lui mi diceva, invita quella, poi facevamo tutte le cose anche per altri luoghi, per esempio Carovale a Napoli, c'era una specie di accompagnamento in giro, capolungo. E poi c'era la Postina, poi c'era Stillesi, cioè poi si aggiungevano i poeti, i musicisti, e io comunque facevo sempre più fatica, se ti ricordi, Rita, a reggere dei festival di 40, 50, 60, 100 persone, cioè sempre di più. Ma Corrado aveva questa, cioè ci ho pensato dopo questa parte all'inizio, Rita, per cui da tutto è cambiato, e comunque lui aveva uno dei tanti ruoli che lui aveva, perché si parlava, no? Che ha fatto la tesi, diceva era uno che aveva molti aspetti, molto creava caos. Caos secondo me anche perché aveva tanti modi di porsi con le persone, cambiava molto. Allora con qualcuno era giacoso, ma io mi sto anche cattivissimo quando ce l'aveva con qualcuno, cioè, non era solo mi ricordo, avete visto un pezzetto all'inizio di un meraviglioso primo piano di Nanni e Corrado al pianoforte, ed era un festival di Versailles mio nell'86, tu ricorderai quell'anno che tornò Nanni perché avevano sciolto le accuse che aveva e tornò in Italia.
E Corrado, che era veramente innamorato di Milano, perché era il suo idolo, era proprio, ne parlava sempre per certi anni che lui rimase in Francia, mi chiese se poteva invitarmi a fare una cosa, cioè, anzi, io non vedevo l'ora, quindi avevamo fatto il passaporto l'anno prima di arrivare. E una registrazione del passaporto per Nanni Balestrini perché tornasse. E si mise la pianoforte e fecero la signorina Richmond. Questo video è nell'antologia, è una della parte del DVD. Purtroppo questa antologia non c'è più perché è stata esaurita in poco tempo, forse perché hanno fatto tantissime cose, non ho idea, però è andata esaurita. Il DVD si può vedere a Bazzano, se per caso capitate da quelle parti. Volevo arrivare appunto, volevo fare proprio la storia, cioè tutto quello che è accaduto in quegli anni è documentato, perché a me piaceva molto pensare che avrei avuto un futuro, queste cose per me in casa da guardare, ovviamente non ho potuto più guardare nulla perché avevo centinaia di cassette, dato che nel frattempo avevo fatto festa a Bolzano, poi Venezia, con voi quando facevo parte di video, poi Roma Poesia con Nanni, insomma, alla fine le cassette sono diventate troppe e allora ne ho donate già una parte a Bazzano, c'è un museo, perché appunto lì a Mulino di Bazzano c'era questa casa storica dove hanno vissuto per anni Corrado, Spatola, i poeti andavano continuamente, c'era la casa editrice da Tam Tam, c'erano moltissime. In più, dalla parte opposta del ponte, abitava Estate Anceschi, Luciano Anceschi, per cui c'era, io non ho assistito quella parte perché ero più giovane di loro, dopo li ho frequentati, ho visto anche il ponte, così. E naturalmente andavo da Anceschi che rimandava a Bazzano a trovare i poeti, perché c'era una bellissima. Un anno ho fatto, nel 2010, sì, ha fatto una specie di piccolo festival a Bazzano e si chiamava Gli Anni del Mulino, dove parteciparono la Niva, Andrea Capellessa, Nanni, Maurizio Spatola, insomma c'erano tutti quelli che si interessavano. Ancora non si scriveva tanto, non c'era ancora uscita l'antologia, comunque erano gli inizi. E dopo 2 anni dopo, ho fatto il ponte sull'Enza per fare una specie di collegamento per chi era interessato fra Bazzano e Veneto, perché erano, come dire, dei testimoni assolutamente importanti di quegli anni dell'avanguardia, della creatività, insomma, una cosa che per me era importantissima. Ecco, per chiudere questo cerchio, volevo dire che lì a Bazzano io ho lasciato tutti i video, per cui ci sarà, poi spero, anche un modo di vederli. Faccio ogni anno un'iniziativa legata appunto a questi personaggi, che Cinelli ovviamente, che era una mia carissima amica, e di cui anche ho curato i divulghi nelle, non so se vi ricordo, un'antologia sempre delle lettere, poi la lettera della collana, poi e insomma tutti questi poeti che per me sono importantissimi, che comunque non ci sono più, per cui per me è fondamentale. Sono molto felice quando vedo che giovani come te si occupano fino a punto di fare le tesi, le studiano, escono a libri bellissimi, anche perché sono convinta che questi personaggi comunque sono molto molto contemporanei, sono molto interessanti e hanno un lato da scoprire anche per chi studia, per chi ha amore per la poesia. Per me è importantissimo riscoprirli e scriverli. Così volevo appunto spiegare un po' questo lavoro di Corrado Costa, che mi ha convinto a fare il primo festival di poesia nel 82, dando lui il nome, perché lui che ha coniato il primo festival, ha fatto diversi versi. E da allora è passato tanto tempo, ma siamo qua a parlarne e ringrazio Enzo Campi che ogni anno si fa veramente in quattro per poter fare conoscere, per far parlare di queste persone importantissime, questi poeti, scrittori, e tutto il gruppo di Bologna in Lettere.
cui auguro buon lavoro e buona fortuna. Grazie.